Buongiorno a tutti e benvenuti. Sono davvero lieto che ci troviamo in presenza e vedo anche con molti studenti, sono davvero contento che siate qui. Per questa conferenza che fa parte di un ciclo di conferenze che vede, eh, ci vede assieme, l'Università, il Museo Egizio, e eh, sono una serie di temi collaterali che abbiamo dovuto sviluppare. Ringrazio l'Ateneo per eh, l'ottima disponibilità e la collaborazione che ci ha offerto, come sempre, eh, per riflettere sul tema di Aida, che è la nostra mostra temporanea. Allora. Siamo davvero felici di avere il professor De Martino con noi che sarà davvero colui che oggi ci dirà delle cose interessanti ed è davvero eh, quello che eh, svolgerà il tema della conferenza di questa principessa Ettita che va in sposa Ramses II. Il mio ruolo è molto ancillare invece oggi vero, io farò un piccolo cappello iniziale e poi su un tema molto interessante che affronterà il professore farò degli approfondimenti eh, cercando di capire eh, dove sia andata poi a vivere questa principessa Etita. Però prima di parlare della principessa parliamo del, del suo sposo, ovvero di Ramses II. Il grande Faraone, qui in una statua che conoscete tutti, eh, conservata al Museo Egizio, che eh, Jean-François Champollion definì l'apollo belvedere dell'Antico Egitto, una statua eh, che è molto complessa da tanti punti di vista, eh, che rappresenta il Faraone eh, in modalità anche innovativa. È una delle poche statue che rappresenta un faraone in carica con eh, la corona Hepresh. Ramses II è un faraone di cui eh, eh, i nove sovrani con lo stesso nome che verranno dopo di lui eh, cercarono di imitarne le gesta, un faraone che regnò molto a lungo, che ebbe una progenie numerosa e che, come vediamo nel Tempio di Abido, nel Tempio dedicato al culto, di Osiride Gentimentiu, eh, lo vediamo qui in bambino in compagnia del padre Seti I dove eh, viene, lui legge una lista di sovrani eh, che tendono a far vedere come ci sia una continuità dinastica, una continuità dinastica che debba poi garantire Ma'at nell'Antico Egitto. Ramses II, nell'immaginario di tutti noi, è, è anche conosciuto per la sua attività edilizia. Costruì templi in tutto l'Egitto e andò a trovarne soprattutto i confini. Quasi in maniera propagandistica, propagandistica costruì templi eh, in Nubia per far vedere come il potere del sovrano si estendeva anche oltre ai limiti canonici delle, eh, della Valle del Nilo. Qui vediamo oh, un'immagine del, della ricostruzione del Tempio di Abu Simbel. Lo vedete sulla sinistra il grande tempio dedicato a Ramsè II e sulla destra il piccolo tempietto di Hathor dedicato alla moglie Nefertari, perché la grande sposa reale è Nefertari, di cui fra un po' vi dirò qualcosa. Ecco le quattro statue monumentali che eh, adornano la facciata del tempio. E possiamo vederne eh, uno schema, vedete che ci sono due stanze che si susseguono e al fondo vi è un gruppo statuario molto importante dove troviamo l'associazione di Ptah, Hamon, Ramses II stesso e Raorachte. Come ci dirà il professor De Martino fra poco, il tempio di Abu Simbele è uno di quelli in cui sulle pareti è rappresentata la battaglia di Kadesh. È una delle due versioni che noi conosciamo, oh, il la um, versione storica e poetica eh, viene riportata in cinque fonti principali, che sono oh, una serie di templi che si trovano a Tebe e appunto il tempio di Abu Simbel. Ma abbiamo ben dieci colonne che ci parlano anche di quanto avvenne nella battaglia di Kadesh nel papiro Anastasi. Del resto, nel 1996, Brian fece una serie di analisi su come. Eh, il, al di là del testo e del contenuto del testo, la parte iconografica che noi vediamo poteva convogliare un messaggio completamente diverso. Brian, molto critica nella giovinezza del, eh, del faraone, ricordiamoci che è l'anno 5 di regno quando lui si trova a combattere nella battaglia di Kadesh, dice che in realtà il faraone... Eh, dando oh, fede a quanto dei beduini gli hanno detto, in realtà poi incappa in una trappola eh, ittita. Se analizziamo bene il testo, eh, il testo in realtà, non come viene detto molto generalmente, eh, costruisce un falso storico, forse è la rappresentazione iconografica che cerca di modellare, di far vedere quale fu il ruolo stesso del sovrano, che come lui dice lo stesso, eh, ispirato dal dio Amon, mentre i suoi generali erano in rotta, riesce a rovesciare eh, gli esiti della battaglia. Beh, qual era l'interesse di Ramses II a spingersi eh, nella Siro-Palestina a penetrare in Siria e quindi ad entrare in contatto con eh, l'impero in Tita? Era ovviamente garantire una certa talassocrazia nella parte orientale del Mediterraneo, luogo importantissimo in cui poteva andare a reperire materie prime di fondamentale importanza, a partire dal, ehm, eh, dal legno. Certo, ovviamente nel cercare di mettere in sicurezza il, eh, il suo confine, viene in contatto con i Curriti, con il regno di Mitanni, verrà poi in contatto oh, con gli Ittiti. È un confine in cui gli egiziani si trovano molto spesso ad operare. Ramses II, come ben sapete, non è certo il primo. Eh, già in epoca Tutmosi, nell'indiciottesima dinastia, vi erano stati ehm, vari scontri. Sarà il, Non mi addentro io nel eh, parlarvi eh, del eh, trattato di pace eh, e, se riesco a fare, ehm, di cui ci parlerà il professor De Martino. Prima però di, di cedergli la parola voglio farvi vedere la ricchezza di tre monumenti che ci fanno capire anche dal punto di vista eh, architettonico cosa Ramses II riuscì a fare. Guardate questa che è la pianta eh, della eh, tomba che eh, doveva essere la tomba di Ramses II, è una tomba a gomito molto complessa, con una serie di camere eh, superiori che purtroppo non solo fu oh, fortemente saccheggiata ehm, già in età faraonica, ma a, dovuto alla fragilità della falesia si trova in uno stato purtroppo pessimo di, com di conservazione. Come oggetto di studio di una vita eh, è, è il, eh, la tomba KV-5 eh, che eh, è, è stato oggetto appunto di un survey importantissimo eh, e che era il luogo destinato alla sepoltura della numerosissima prole di Ramses II, anche questa una tomba eh, impressionante dal punto di vista architettonico che purtroppo è rimasta solo in parte conservata. E eh certo, permettetemi però di tornare un attimo al Museo Egizio, perché di Ramses II noi non abbiamo solo due statue monumentali. Questo museo ospita anche i Pochi resti ritrovati nel 1904 da Schiaparelli nella Valle delle Regine, nella tomba della grande sposa reale Hemet Veret Nesut, come viene definita in, questa, eh, in, in questo rilievo che si trova nella parete vicino all'ingresso della, eh, della tomba di Nefertari, appunto. Fu Schiaparelli nel 1904 a trovare la tomba, con pochissimi. Eh, reperti eh, che sono stati trovati all'interno, eh, il cui nucleo principale è quello delle eh, cosiddette ushabti. Voglio oh, farvi vedere se ci riesco. Evidentemente no e quindi ci cedo subito la parola No, volevo solo eh, cercare di far partire un video che vedo non parte quindi eh, su questo mi fermo un video che però potete vedere nelle nostre sale che fa vedere un viaggio virtuale all'interno della tomba di Nefertari permettetemi solo di commentare però una cosa anche se non vediamo il video all'interno della tomba eh, che è, molto, è una tomba um, ovviamente ramesside molto interessante in cui si parla del viaggio e della trasfigurazione della regina nell'aldilà, c'è un, ehm, una rappresentazione di un capitolo davvero interessante, il capitolo 138 del Libro dei Morti, in cui in quasi in un sincretismo vediamo che Ra e Osiride vengono rappresentati allo stesso modo, c'è una rappresentazione mummiforme di questa divinità con una testa criocefora e il testo, come se non bastasse dal punto di vista iconografico, il testo stesso ci dice, weser pu ra, ra pu weser". è Osiride che riposa in Ra, è Ra che riposa in Osiride, dando ragione di quello che è l'unità solare osiriaca. Settimana scorsa abbiamo presentato qui in museo un libro curato da Sara De Michelis e da Elisa Fiore Marocchetti, vedendo come l'incipit di questo capitolo 138 e dell'unità solare osiriaca si trova già in un papiro che noi ospitiamo, è il papiro di Bachi, che opera durante il regno di Seti I e che poi trasferirà questo elemento iconografico nella tomba di Seti e poi anche nella tomba di Nefertari. Do quindi con grande piacere la parola al professor De Martino e per poi fare una chiosa alla fine e per parlarvi un po' più approfonditamente di Gurob. Grazie. Sono come sempre felicissimo di essere qui al Museo Egizio e del resto quale sede migliore per parlare di un matrimonio che eh, vide una sposa e al grande faraone Ramesses e qui è ospitata una delle statue più belle in assoluto dell'arte dell egiziana e uno dei ritratti più significativi di Ramesses. Eh, è un tema assolutamente singolare questo e forse anche poco noto e rientra nel ciclo di queste quattro conferenze che abbiamo organizzato su delle donne celebri. Certo questa è sicuramente la meno celebre anche perché... Eh, è una pedina eh, nello scacchiere politico degli uomini, mentre invece Cleopatra, che Silvia Ciocelli ci ha presentato veramente in maniera magnifica, ma anche Olimpiade, sono state delle donne, sì, forse anche vittime dei giochi politici degli uomini, ma che li hanno anche in parte diretti. Allora parto dall'antefatto, quello di cui ha già detto il dottor Greco, e cioè la battaglia di Kadesh combattuta nel quinto anno da un sovrano itita che si chiamava Muwatalli, il secondo con questo nome. Eh, All'indomani della battaglia non viene fatto un trattato di pace, i due paesi, Hati e l'Egitto, che erano le due superpotenze del tempo. Eh, eh, sì, c'era il regno di Babilonia e il regno di Assiria, ma erano minoritari rispetto a questi due giganti che dominavano eh, gran parte del, del Levante con il confine appunto a Kadesh. Per 15 anni c'è una situazione di guerra fredda, cioè non ci sono rapporti diplomatici tra i due paesi. Ora voi dovete capire che eh, quel, quei paesi che oggi corrispondono alla Siria, al, al Libano e ad Israele erano abitati fondamentalmente da gente che parlava la stessa lingua, venerava gli stessi dei e che però si trovava divisa da una parte dal, nei domeni Titi e dall'altra da quegli egiziani. Con un confine formalmente chiuso. Probabilmente i rapporti economici c'erano lo stesso, però valicare questi confini era molto complicato perché i due paesi non avevano relazioni diplomatiche. E quando sale al trono il fratello di Muvatalli II, il re Cattusili, che peraltro è un usurpatore, sale con un colpo di Stato, questo sovrano eh, si opera per concludere la pace con l'Egitto. Una pace con l'Egitto era vantaggiosa per entrambi. Ramesses II poteva così vantarsi all'interno del suo paese di aver risolto una situazione difficile. E per Hattusili era un riconoscimento internazionale perché concludere un raccordo di pace significava che il regno egiziano lo riconosceva come stato legittimo. Esattamente come oggi i paesi avevano bisogno di un riconoscimento ufficiale, altrimenti erano delle realtà fantasma come la Transnistria, per esempio, non riconosciuta se non dal governo di Mosca. E quindi si arriva nel, al trattato di pace, redatto su due tavole di Argento in lingua accadica, la lingua internazionale come l'inglese di oggi, in traduzione egiziana in iscrizioni monumentali. Le tavole d'argento non ci sono giunte, chissà che fine hanno fatto, le avranno fuse e rifuse nei secoli successivi. Abbiamo, però, le tavolette di Argilla con la copia del testo. E questo trattato è considerato, diciamo, anche dai non studiosi come il primo grande trattato della storia. Il governo turco ne ha fatto fare una riproduzione monumentale che ha donato nel 1970 al Palazzo delle Nazioni Unite a New York e è esposto proprio nella sala di ingresso con una didascalia che forse enfatizza troppo, dice il primo trattato di pace dell'antichità. Non è il primo, però sicuramente è uno dei più, più eh, significativi. Ora, quando si stipulava un trattato di pace o si avviavano delle relazioni diplomatiche tra due paesi, era costume che le case reali impegnate in questo eh, quest accordo eh, organizzassero un matrimonio interdinastico. Questi matrimoni erano unidirezionali perché il faraone prendeva molto volentieri le principesse asiatiche, ma mai dava una donna egiziana in moglie né al re di Babilonia né agli altri sovrani. I faraoni ci disprezzavano, nel senso consideravano gli asiatici come un popolo di barbari che vivevano in una situazione di caos. In più il faraone era un dio e i sovrani asiatici erano degli uomini e quindi era proprio una scala gerarchica completamente eh, diversa. Eh, nella corrispondenza di Telelamarna, quindi della seconda metà del XIV secolo, le lettere con la corte di Babilonia evidenziano questa discrepanza. Il re di Babilonia arriva a dire al faraone: Ma mandami una donna qualsiasi, basta che si capisca bene che è egiziana, e il faraone neppure quello. E allora il re di Babilonia diceva: Bene, allora non mi mandi una tua figlia, allora mi mandi una cassa d'oro. E così si compensava questa eh, disparità di trattamento. Ora, gli Titi sono un popolo particolarmente pragmatico anche dal punto di vista politico e hanno iniziato una politica di matrimonio interdinastico che però aveva una valenza proprio squisitamente politica. Via via che conquistavano un territorio, nominavano come sovrano di questo territorio il personaggio X che poteva essere anche un personaggio locale. Gli davano in sposa una loro principessa. Però con l'obbligo che questa diventasse la regina e la madre dell'erede al trono. Voi capite bene che in due o tre generazioni il re di questo paese era Ettita al 100%, perché la, la nonna era Ettita, la mamma era Ettita, era cresciuto nella lingua Ettita, di religione Ettita. Quindi queste donne il cui destino noi non conosciamo esattamente perché non appaiono nella documentazione, avevano però un ruolo fondamentale perché servivano a trasformare il paese subordinato in un paese legato in tutto e per tutti al governo centrale. Ora è chiaro che nel rapporto col faraone questo non era possibile. Ramesses aveva già una regina, Nefertari, ehm, aveva già nominato un erede. E quindi inizia una contrattazione che dura 14 anni. Pensate voi cosa vuol dire. Infatti, spesso ci si chiede: ma all'inizio di questo rapporto gli Titi avranno già pensato quale loro figlia dare? 14 anni dopo, questa era una vecchia, quindi l'avranno sostituita con una ragazzina eh, nuova. E Hattusili e Pudukepa si vantano di aver avuto una quantità di figli. E Pudukepa dice che come lei ha sposato Hattusili ed è entrata nel Palazzo Reale, tutte le donne dell'Anatolia hanno iniziato a fare figli. Non so se queste erano contente o no, eh, però diciamo lei si presenta come una dea della fertilità. In effetti conosciamo una quindicina almeno di figli di questa coppia reale, quindi ci avevano sicuramente eh, anche una ragazzina in età giusta. Da dare al faraone al momento opportuno. E ci è pervenuto un centinaio di lettere scambiate tra la corte Ittita e la corte faraonica relative agli accordi matrimoniali. Prevalentemente sono lettere in arrivo eh, dalla corte faraonica, però ci sono anche le brutte copie o le copie di archivio delle lettere partite. E l'aspetto singolare è che questa contrattazione è gestita quasi in toto dalla regina Ettita che portava questo nome strano, currita, di Pudukepa. Io immagino che il Faraone, quando arrivò la prima lettera di Puduchepa, che lo strigliava ben bene, se sarà arrabbiata a morte, perché per un Faraone. Dover trattare con una donna, una donna asiatica, eh, che lo rimproverava per tutta una serie di punti, doveva essere uno shock. Però la diplomazia impone di arrivare a compromessi e dunque è chiaro che se si voleva mantenere un rapporto diplomatico bisognava accettare anche le regole del contraente. Tutta questa corrispondenza è interessantissima in uno studio della diplomazia perché ci mostra come lo scopo della diplomazia è quello della mediazione. Oggi noi lo vediamo molto bene in questa tristissima vicenda dell'occupazione dell'Ucraina. Eh, intanto il linguaggio diplomatico non è mai esplicito, eh, si muove sempre per... Per metafore, per frasi che addolciscono un messaggio che vuole essere duro, e poi lo scopo non è quello di ottenere ciò che si chiede, ma quello di ottenere un compromesso. E vedranno, vediamo allora: qui sono delle immagini di queste lettere per vedere come si presentano, tutte in lingua cadica, quindi entrambi utilizzano una lingua terza, la lingua internazionale. Ora, il nodo principale per la corte ittita è che questa loro figlia non finisse tra le migliaia di donne che vivevano negli harem di Ramesses II, del tutto dimenticata. Ehm, che cosa volevano gli ittiti? Certo, non Sapevano che non sarebbe diventata la regina eh, ufficiale né la madre dell'erede al trono, ma volevano che a questa donna fosse riconosciuto un qualche rango, che fosse presente a corte e che fosse trattata come la figlia del grande re di Hatti. La corte Ittita era molto cosciente della propaganda faraonica contro gli Ittiti. C'è una bellissima lettera scambiata tra le due corti in cui Hattusili dice: I miei ambasciatori mi dicono che sui tuoi monumenti ci sono raffigurazioni di te e i suoi soldati che schiacciano Memo, Atali i Titi, io c'ero perché Cattusili combatteva lì e non è andata proprio così. Il MSS dice: Ma noi siamo amici, tra di noi non c'è mai stata una guerra. La guerra è nata per la rabbia di un Dio. Quindi, è stato un Dio che ha creato la guerra e dice: in fondo siamo in pace. Perché rinvanghi queste cose del passato? Quindi la Corte di Tita sapeva che giocava con una corte molto importante, ehm, apprezzata in tutto il mondo antico, e doveva tutelarsi da, diciamo, un. Una forma di propaganda interna che non riconoscesse agli Ittiti eh, quello che loro volevano. E c'è una bellissima lettera, è la bozza in lingua Ittita, a mio parere proprio dettata dalla Regina Ittita, poi da tradurre in accadico. Allora la Regina la prende alla larga e prima dice: Io ho dato eh, io, in, in, le mie figlie in spose ad altri, ho preso principesse straniere, per esempio la principessa di Babilonia che ha sposato poi il figlio di Hattusili e Pudukepa e è diventata la regina, e quella di Amurru, le ho scelte perché sono per me un motivo di vanto. Forse io non avevo delle donne del mio paese da prendere. E dice, e se dei messaggeri arrivassero da Babilonia, nella capitale ittite, volessero vedere la principessa di Babilonia, ma io gliela farei vedere, sarebbe un motivo di onore. Eh, vediamo perché dice tutto questo. E siccome la corte eh, faraonica snobbava questa corte babilonese, che era un po' quella dei parvenus nel contesto del Vicino Oriente, dice: Non mi dire che il re di Babilonia non è un gran re. Ora in realtà poi sembra che gli titi da questi documenti abbiano sempre ragione, ma questa povera principessa babilonese sposata al figlio e poi tutt'a lì a quarto non compare mai perché Pudukhepa vive fino a 90 anni e il sistema ittita voleva che la regina restasse in carica anche dopo la morte del re. Quindi questo povero figlio Tutkalia regna con accanto questa vecchia madre che comanda e lo muove come un pupazzo, e la povera principessa di Babilonia. Sì, stava lì a corte, avrà avuto dei bei vestiti e bei gioielli, ma niente di più. E allora poi. Ehm, racconta un episodio. Allora voi dovete pensare che in ogni corte c'erano gli ambasciatori stranieri. Quindi alla corte tita, nella capitale Hattusa c'era un ambasciatore di Babilonia, l'ambasciatore dell'Egitto, l'ambasciatore della Siria, l'ambasciatore del mondo misceneo. E la regina dice, ehm, l'ambasciatore che sta presso la mia corte a Babilonia e dice anche il nome, Enlil Bel Nishe, questo è un particolare, come dire, non me lo sono inventato, o me l'ha detto quest'ambasciatore: mi ha raccontato che quando un'ambascieria di Babilonia è venuta presso la tua corte a Piramesses e voleva vedere la principessa di Babilonia che tu hai sposato, insomma, questa principessa nessuno la trovava. Ehm, e, e allora ehm, il faraone si arrabbia di questa cosa. Ora non so se ho. Ehm, eh, si arrabbia e dice non è vero, è una notizia falsa. Allora come nel linguaggio burocratico Pudukepa dice ma siccome me l'hanno raccontato e me l'ha raccontato un ambasciatore perché non avrei dovuto dirtelo? Se però tu mi dici che questa cosa ti offende in futuro non te lo dirò mai più. Quindi vedete tutto sto piano. In realtà queste principesse babilonesi, secondo me nelle corti faraoniche, se le perdevano sempre, perché c'è una lettera di un centinaio di anni prima, mandata dai re di Babilonia, Cadasman e Lille, a Amenhotep III, e proprio una protesta perché gli ambasciatori di Babilonia arrivati in Egitto non, non volevano salutare la principessa babilonese e questa nessuno la, la vedeva, la riconosceva e il faraone risponde in polemica sempre con Babilonia mandami dei veri ambasciatori invece che dei mercanti e degli assinari e vedrai che loro riconosceranno la vostra principessa perché il Babilonia pare che fosse taccagnissimo e invece che finanziare una spedizione mercantile ed una diplomatica, affidava le lettere per il Faraone ai mercanti che arrivavano in Egitto e così risparmiava sulla scorta, sulle cose. E quindi il Faraone a buon gioco a dire: beh, siete una banda di disgraziati e nessuno la conosce. Ora, io non lo so se Pudukepa avesse in mente questo episodio di cento anni prima perché si continuava a raccontare e ha inventato una balla in questa lettera o se effettivamente di nuovo al suo tempo si era verificato il caso di una principessa babilonese che non aveva avuto un ruolo riconosciuto. E eh, la corte eh, ittita insiste. Che cosa voleva la corte Tita? La corte Tita voleva dal faraone un riconoscimento, cioè non che questa diventasse la consorte ufficiale, ma un qualche titolo. E c'è una lettera inviata da eh, Ramesses a Pudukepa. In cui si dice, eh, queste lettere rimandano sempre a quello che è stato detto prima, un po' come nelle nostre lettere commerciali, relativamente al fatto che tu mi hai scritto questo e questo, io ti rispondo, e lui dice: Relativamente al fatto che tu mi dici, il Dio Sole ha esaudito il mio desiderio, mi ha fatto gioire il cuore. Quindi evidentemente Ramesses aveva dato un'assicurazione sul fatto che la principessa Ittita avrebbe avuto un qualche riconoscimento. Eh, Ramesses dice «il dio sole, quindi la divinità egizia principale, il dio della tempesta, la principale divinità Ittita, realizzeranno i tuoi progetti che sono nel cuore di mia sorella. I sovrani di Parirangos chiamavano l'un l'altro fratello e sorella» e che mia sorella desidera non siano realizzati per la sua figlia. Ella sarà assegnata al palazzo del re tuo fratello e alla signoria nel paese dell'Egitto. Qui, secondo me, lo scriba egiziano utilizza in maniera intelligente la parola cadica beltutu che si può intendere in tanti modi, nel senso che si riferisce alla regalità, ma si riferisce anche semplicemente ad una condizione elevata, a volte in queste lettere diplomatiche si giocava sull'ambiguità delle parole in maniera tale che Pudukepa poteva illudersi che la sua figlia avrebbe avuto un rango elevato, però se questo non accadeva e avesse presentato questa lettera la Corte Faronica poteva dire ma noi ti abbiamo detto signoria, non ti abbiamo detto regalità, perché il termine poteva voler dire entrambe le, eh, le cose. Comunque la corte riesce in parte nel suo intervento, in cui la povera principessa Tita è stata scalpellata, ma casualmente credo non per, per odio nei suoi confronti, e le viene riconosciuto il titolo di grande sposa reale e figlia del gran re di Hatti. Eh, questo vuol dire già tanto perché voi dovete immaginare... Che nel, eh, nei resoconti della battaglia di Kadesh, nel poema e nel bollettino, eh, il re di Hatti viene sempre chiamato il vile caduto di Hatti, non il re di Hatti. E anche nella traduzione egiziana del trattato si dice che è il principe di Hatti, non il re di Hatti. Quindi questo riconoscimento secondo me. È il risultato di una mediazione importante che ha accontentato tutte e due le eh, corti. C'era un altro nodo politico da sciogliere: perché quando Cattusili aveva preso il potere, lo aveva fatto spodestando ehm, il figlio di Muvatalli II, eh, che porta il nome di Mursili III. Con un colpo di Stato e gli Titi avevano esiliato questo Morsili Terzo in, in Siria. Gli, dato, gli Titi parlano di un castello, quindi gli avevano dato evidentemente una proprietà eh, dove lui aveva una sua residenza e dei campi da cui trarre il sostentamento. Questo Morsili Terzo non digerisce, eh, viene. Eh, diciamo vinto in uno scontro militare da Hattusili, eh, va in Siria. Poi scappa in Anatolia occidentale. Prima ancora chiede aiuto all'Egitto, ma i soldati Titi chiede aiuto a Babilonia. Ma i soldati intercettano la sua lettera per Babilonia. Mm, eh, in Anatolia ness nessuno sa più dove sia. E c'è una buffissima lettera inviata dalla Corte a Ramesses in cui chiedono «Ma tu hai notizie di Monsili III?» e Ramesses dice «Ma se non lo sapete voi, dov'è? Perché mai lo dovrò sapere io?» eh, e quindi diciamo rispondendo in una maniera arguta. Eh, poi finalmente viene mandato in questo paese che si chiama Zulabi, in Siria, nel mezzo del niente, devo dire, quindi questo poveraccio non è che stava tanto bene. E abbiamo la notizia però che questo signore Mursili dà una propria figlia in sposa a Ramesses, che la sposa, e andava periodicamente a Piramesses, dove era ospitato alla cortettita. Questa cosa a Hattusile e Puduchepo stava di traverso. Loro non avevano prove che Ramesses supportasse Mursili III per farlo ritornare al potere, in cuor suo magari Ramesses lo sognava, nel senso che avrebbe potuto mettere un re fantoccio sul trono di Hatti. E allora Puduchepa nelle lettere infila una serie di frasi volte a far capire a Ramesses che deve cessare qualsiasi tipo di rapporto con Morsili. E finché il Faraone non farà questo, il matrimonio non avverrà. E siamo sempre nella stessa lettera dove Pudukepa aveva, eh, diciamo, menzionato l'episodio della Principessa di Babilonia. Quindi una lettera un po' tosta. Io però vi leggo le parti, diciamo, di attacco. Eh, subito dopo un attacco alla corte faraonica, Pudukepa dice ma noi faremo sicuramente questo matrimonio, siamo felicissimi di farlo. Quindi eh, un messaggio eh, accusatorio ed un messaggio che invece vuole blandire il faraone in maniera tale che il complesso poi non fosse eh, così eh, terribile. Eh, e c'era il problema della dote. Chiaramente la principessa Ettita doveva andare con una grande dote. Gli titi per spingere il faraone a dare questo riconoscimento alla figlia rimandavano il matrimonio di anno in anno. Un anno c'era la neve e le montagne del Tauro non si potevano passare. Un anno dopo il Hattusil stava poco bene, non si poteva fare il matrimonio. E il faraone era in imbarazzo perché eh, diciamo, questo matrimonio veniva presentato, come vedremo, come un atto di sottomissione degli Titi, questo matrimonio non avveniva, insomma era una cosa un po' imbarazzante. E allora Puduchepa lancia questo messaggio, dice io non posso fare una dote per mia figlia, mi dispiace, perché come tu sai bene il palazzo reale è stato trasferito, eh, Muataglia II aveva spostato la capitale nel sud e Mursili III l'aveva riportato a nord. E quello che è rimasto, Morsili III, lo ha dato tutto quanto alle divinità. E poiché, eh, gli Titi lo chiamano col nome di nascita, Urkiteshub, non col nome dinastico, a rimarcare che per loro non è un re, e poiché è lì con te, chiedigli se è così o no. Quindi, Pudukhepa lancia questo messaggio: Sappiamo benissimo che tu ospiti alla tua corte Urkiteshub. Mm -hmm. E è chiaro da questo messaggio che la regina dice: finché tu non lo abbandoni, noi non faremo il matrimonio. E poi lancia un'altra stoccata, siccome Ramess se chiedeva che doter sarebbe arrivata, dice: Ma tuo fratello non è proprio niente, vuoi arricchirti a mie spese, e questo non è degno né di cortesia né di buon nome. Un'altra staffilata che gli arriva da una donna, quindi messaggi molto pesanti. Finalmente, però, questo matrimonio avviene e, come era la consuetudine nel Vicino Oriente Antico, ma penso anche in Egitto, il fidanzamento veniva ufficializzato con la cerimonia dell'unzione. Quindi, degli ambasciatori del faraone arrivano nella capitale Ittita e pongono l'olio profumato sul capo della donna e la, questo matrimonio fa diventare le due case reali un'unica grande famiglia il senso del matrimonio interdinastico era questo quindi dimenticate tutte le frasi pesanti delle lettere precedenti la regina Ittita voi due grandi re cioè Hattusili e Ramesses siete diventati fratelli uniti da una sola fratellanza e dopo il matrimonio tutta la corrispondenza parla di un'unica grande famiglia, della grande gioia di questa grande famiglia. La stele del matrimonio ci eh, parla delle, eh, della eh, principessa Etita, voi la vedete qui, e alle sue spalle eh, Hattusili. In realtà noi sappiamo che Hattusili non è andato. La corte faraonica aveva molto insistito perché Atusili accompagnasse la figlia. Ma la corte Tita temeva in una strumentalizzazione, cioè che sembrasse che il re Tita si era, diciamo, ehm, eh, non abbassato, ma insomma era andato eh, a, ehm, a, a riverire il faraone. Questi due grandi sovrani, Hattusili e, Faraon, e, e Ramesses, ehm, si sono scritti centinaia di lettere nel bene e nel male, ma non si sono mai visti in faccia. E c'è una lettera, una delle ultime della corrispondenza, una lettera mandata da Ramesses II, che scrive a Hattusili, eh, noi abbiamo retto il mondo per tanti anni, ma non ci siamo mai visti incontriamoci al confine, tu nel tuo paese, io nel mio e finalmente guardiamoci negli occhi. Eh, lo trovo un messaggio molto bello, nel senso due grandi sovrani che avranno avuto la curiosità finalmente di darsi la mano, di incontrarsi. Eh, Tusili però era molto anziano e sappiamo dai testi che aveva gravi problemi di salute, era quasi cieco e aveva problemi di mobilità per cui questo incontro che sarebbe passato alla storia non, non è mai potuto eh, avvenire. Ora la stella del matrimonio eh, racconta in una maniera celebrativa di parte egiziana chiaramente questo matrimonio ma ci dà anche una serie di notizie importanti, eh, fermo restando che Cattusili non l'ha accompagnata. Dobbiamo immaginare ad una cerimonia di viaggio di questa principessa Ettita che attraversa un territorio enorme. Voi vedete, partivano dalle montagne dell'Anatolia settentrionale e dovevano arrivare nel delta del Nilo, quindi centinaia e centinaia di chilometri con un corteo immenso ehm, fatto dalla ehm, guardia del corpo della regina, le sue dame di compagnia ehm, e un enorme gruppo di schiavi. Eh, erano gli schiavi che gli Ettiti catturavano nelle montagne dell'Anatolia settentrionale del popolo dei Casca che pare fossero particolarmente robusti e forti, quindi questa gente è trapiantata dalle montagne a 2000 metri d'altezza a Piramesse a fare gli schiavi, poveracci, chissà come vivevano e un enorme quantitativo di bestiame. Ora io ritengo che in realtà il bestiame lo raccogliessero in, presso i sudditi siriani perché non sarebbe stato conveniente foraggiare gli animali per mesi dalle montagne dell'Anatolia settentrionale eh, però questo corteo attraversava tutti i paesi della Siria dell'attuale Libano, del Sinai e, e come voi leggete dice i membri del corteo ittita mangiavano e bevevano insieme alla scorta egiziana erano una cosa sola come fratelli senza avversione gli uni gli altri in pace e in fratellanza. E coloro che li vedevano gli dici come sono grandi questi miracoli che stiamo vedendo con i nostri occhi. Erano i signori dei paesi subordinati all'Egitto che prima erano stati eh, entro un confine bloccato, quello di Tita, e che ora vedevano eh, i due paesi essere in comunanza e in simbiosi gli uni con, eh, con gli altri». En... Eh... Questa dote era, come vi dicevo, una dote immensa, era la dote di una grande principessa e la corte ittica non voleva certo sfigurare con la, orte, con la corte faraonica. Io sono convinto che la corte faraonica dalla battaglia di Cades in poi è stato il grande modello della corte ittica. Eh, alcuni aspetti della monumentalizzazione della capitale ittica rimandano sicuramente all'architettura egiziana e ehm, non è a caso che... Battaglia II, il primo sovrano, Ittita, che si fa fare un rilievo rupestre che lo reitrae: una, una forma di un medium di comunicazione che prima non era mai stato usato. Quindi figurati se gli Ittiti non hanno investito. Tutte le loro risorse per, perché la principessa Tita non sfigurasse alla corte faraonica. Una dote fatta quindi di prigionieri, di cavalli, i cavalli erano i cavalli anatolici e quelli mittanici, che erano diciamo, diffusi in Anatolia, erano considerati tra i tre migliori eh, bovini, l'Anatolia avendo un clima ehm, eh, eh, montano si presta all'allevamento dei bovini e quindi bovini, ovini, una quantità di cose e chiaramente mh, una, una grande scorta ittica accompagnava questo corteo fino al confine di Amurru, eh, quindi fino al confine quasi tra Siria e Libano e poi veniva rilevato. Da una scorta egiziana, però, come vedremo, una scorta militare ittita, era rimasta nella corte ehm, di eh, Ramesses. Ieri, forse alcuni di voi avranno visto in televisione quella magnifica cerimonia che è venuta a Londra del Trooping the Color, con questa processione quasi ancora settecentesca delle guardie della regina. Immagino che fosse un corteo con tutti gli stendardi, assolutamente analogo, che passava di città in città. La stella del matrimonio ci parla anche del primo incontro. Noi sappiamo il nome di questa principessa ettita che si chiamava Shausgano e conteneva all'interno il nome della dea Shausga, poi le venne dato un nome egiziano. La stella del matrimonio dice che il Faraone la trovò bella. Ora immagino che gli titi non gli abbiano dato una rospa e quindi avranno scelto una delle loro ragazze più belle, immagino anche che in un documento ufficiale il Faraone avrebbe comunque detto che era bella. E, e, e comunque è significativo che tutti i grandi del regno la eh, ammirarono. Ora, ma di questo magari il dottor Greco, che è egittologo e più competente di me, vi potrà dire qualcosa di più. Eh, una scoperta interessante che è stata fatta a Pirames è quella di matrici per la produzione dell'armatura di scudi, quindi l'intelaiatura di metallo su cui si doveva poi cucire il cuoio dello scudo vero e proprio. E sono degli scudi a forma di otto mh, che erano portati, qui una ricostruzione un po'. Po così idealizzata, ma per vedere che erano portati soltanto dagli, dai soldati egittiti e non dagli altri negli altri paesi del mondo vicino orientale. Quindi vuol dire che a Pyramesses una scorta militare della regina è rimasta stabilmente e questi si fabbricavano in loco anche le armi secondo il loro costume. Purtroppo non abbiamo elementi per dire se questa principessa ha imparato bene l'egiziano, ehm, come si vestiva. Io immagino che poi si adattassero al costume egiziano, quindi si vestissero, si truccassero mh, come delle donne egiziane. In realtà, poi, Ma Christian, correggimi se sbaglio: dopo pochi anni scompare dalla documentazione egiziana, quindi può darsi anche che sia deceduta. La mortalità per parto era elevatissima allora, e sappiamo della realizzazione. Di un secondo matrimonio che però è documentato molto eh, male. Eh, nasce una figlia e questa lettera inviata da Hattusili Aramess II eh, 383 eh, prima della nascita, dice: Se dovesse nascere un maschio, l'aspettativa è Tita è che nascesse un maschio la corte devo dire era impunita nel senso che era abituata a chiedere 100 per ottenere 10 sapevano benissimo che il figlio di questa principessa non sarebbe diventato re però dice fosse nato un maschio insomma qualche posizione gliela dovevi dare invece no nasce una femmina Um, e um, il, in una lettera, eh, KBO primo 23, eh, dove c'è tra l'altro una notazione archivistica, copia dello scritto che il re di Atti ha inviato, eh, abbiamo una citazione della lettera di Ramesses in cui dice una figlia è stata generata al re dell'Egitto e Hattusili dice è nata una figlia Manda da crescere e da educare alla nostra corte. E noi la daremo in sposa ad un qualche sovrano, e il sovrano che la sposerà sarà legato per sempre all'Egitto. Per gli Ititi: questa nipotina se fosse finita, diciamo, sposata a un funzionario egiziano anonimo, si fosse persa nei meandri della vita del palazzo, sarebbe stato un grande spreco affettivo e politico perché gli ittiti ragionavano sempre in questa mentalità. Era evidente che il faraone non avrebbe mai permesso che questa principessa fosse educata a Hattusa nella lingua e nella tradizione ittita. Eh, non sappiamo neanche se abbia mai considerato la possibilità di farla sposare a un qualche eh, sovrano a lui subordinato, che ne so, di Biblo o di qualche altro paese mh, del Levante. Però è indicativo ancora una volta di come queste due corti eh, diciamo, cercassero di comunicare pur nella incomunicabilità delle cose che si chiedevano l'un l'altra, perché la richiesta ittita, a mio parere, per la corte faraonica era inaccettabile. Al tempo stesso la corte Tita cerca una mediazione, cerca appunto di chiedere 100, per arrivare poi comunque ad avere un piccolo risultato. E, e, e qui sappiamo che probabilmente, ma su questo vi dirà meglio il dottor Greco, che viveva nell'arem di eh, Gurob, e è stato fatto un ritrovamento interessante, nel senso che è stata ritrovata una fossa mh, con al suo interno degli oggetti femminili tipici del. Diciamo del kit di una donna, e quindi uno specchio dei pettini, delle vesti intenzionalmente bruciati e seppelliti in questa fossa. Allora è venuto in mente ad alcuni studiosi un paragrafo delle Legittite. Le leggi tite sono quelle che più tutelano in qualche modo la condizione femminile, sono molto interessanti da questo punto di vista, sono molto più eh, diciamo, di genere delle leggi assire e babilonesi. Allora, tutta una parte delle leggi è relativa a che cosa succede della dote di una donna in caso di divorzio, in caso di morte della donna e così via. E, e qui si guarda il caso di un uomo che prende una donna itita, la sposa e vanno a vivere in un paese lontano da casa. Eh, se la donna muore là, la consuetudine era che alla morte di una donna i suoi oggetti personali venivano restituiti alla famiglia di appartenenza. Eh, se c'erano dei figli, eh, eh, si poteva decidere di darli ai figli. La dote andava ai figli, se non c'erano i figli tutto doveva essere restituito alla famiglia di appartenenza della donna, ma se la donna stava dall'altra parte del mondo era impensabile che i propri oggetti venissero rimandati alla casa del padre. Però le legittite vogliono che questi oggetti personali non siano usati da nessun altro, perché sono specifici di quella donna e quindi devono essere bruciati. Mm, e allora è stata avanzata l'ipotesi che questo eh, seppellimento intenzionale di eh, oggetti femminili bruciati sia il corredo, io direi, di una dama di compagnia della principessa perché non sono oggetti così significativi. Mm, sappiamo che lei si era portata a una serie di dame di compagnia e quindi diciamo ancora una volta... Quello che voglio indicare è che dobbiamo lavorare insieme tra studiosi di diverse discipline perché ehm, noi possiamo portare un contributo, ma ora sarà il dottor Greco come egittologo a portare avanti questo contributo e a dirci ancora qualcosa di più. E vi ringrazio molto per la vostra attenzione, ma andiamo avanti. Ah, scusa. Grazie. Il professor De Martino ci ha fatto davvero fa, fatto un, fare un viaggio oh, affascinante e come spesso succede eh, le fonti vicino orientali sono molto più prolifiche, soprattutto molto più prolifiche nel darci dettagli che ci permettono di ricostruire la prosopografia e la vita di quanto invece non avvenga nelle fonti egiziane. E allora adesso a me il difficile compito di eh, guardare archeologicamente... Cosa è rimasto di tutto ciò? In un uh, luogo molto importante che è Gurob, che vedete eh, qui eh, nella, nella cartina, si trova nell'estremo lembo oh, sud ehm, orientale del Fayum e eh, questo sito fu scavato. Diciamo un po' nella off season, ovvero quando aveva un po' di tempo, oh, scavato da Petri eh, negli anni 90 dell'Ottocento, quando aveva del tempo dai suoi impegni degli scavi ad Avara e di Liszt. Il fatto che abbia scavato Petri qui eh, è molto importante perché i reperti che sono stati trovati si trovano attualmente all'University College di Londra, appunto, al Petri Museum. Fra i vari documenti eh, che Petri trova, ma che immediatamente non vengono interpretati come tale, ce ne sono una serie eh, molto interessanti. Ci sono dei eh, mattoni eh, in argilla dell'epoca di Tutmosis III dove, innanzitutto, troviamo il nome della città, Merver. Poi sono nominate delle persone: Usermat eh, user Ra'em Heb, che ha eh, il titolo del responsabile dell'arem di Merver, I. Custode dell'arem reale. E già lui servitore dell'area. Petri stesso trova un edificio eh, che è questo, anzi, sono due edifici giustapposti, sono due edifici rettangolari che si trovano inseriti all'interno di un temenos e Petri li interpreta come un tempio. Trova dei segni di brocciatura che lui documenta e, eh, e poi di un riutilizzo in età ramesside. Nel 1905 sarà Borchardt ad andare a scavare nella zona e Borchardt già nel 1905 è il primo a porre come ipotesi che si abbia qui a che fare con un AREM reale. Allora, già la parola Arem ci tornerò fra un attimo, però vi prego di prenderla cum grano salis, non dobbiamo fare la immediata sovrapposizione dell'associazione semantica che noi abbiamo con l'Arem eh, rispetto a quanto conosciamo dall'età eh, ottomana. Tornerò un attimo oh, su questo. È interessante che dal 2005 l'Università di Liverpool, ehm, con la partecipazione di Ian Shaw e una serie di studiosi, abbia condotto ben sette stagioni per cercare di capire quale sia la stratigrafia del luogo e cosa possa essere identificato come arme e cosa, eh, quali oggetti eh, siano rinvenuti. Tutto questo sta confluendo adesso in una serie di pubblicazioni. Lo potete vedere, peraltro, nelle ricostruzioni bellissime che io ho preso ovviamente dal, eh, dal sito dell'University College di Londra, dove vedete quel temeno famoso di cui parlava eh, Petrie. Con all'interno questi due elementi giustapposti, vedete peraltro che sembra. Sembrano due edifici con un muro al centro in cui una parte sicuramente residenziale e l'altra aveva una serie di magazzini. E qui la possiamo vedere anche da un'altra angolatura. Immediatamente fuori dal Temenos si sviluppa una serie, ci sono una serie di case che sono da una parte unità abitative e dall'altra unità di produzione industriale, di produzione di faianzi, produzione di perdine e di ceramica. Vediamo un attimo alla definizione di cosa è Arem. In egiziano abbiamo una serie di termini che possono essere collegati al palazzo reale che vanno a denotare l'utilizzo di determinate parti del palazzo destinate a persone diverse che facevano parte della corte. Abbiamo l'Ipet Nesut, che sono gli appartamenti privati del re. Abbiamo il cap che è una scuola, c'è fra l'altro il responsabile del capo è un titolo che torna molto spesso, una scuola di cui non abbiamo ancora ben capito fino in fondo a chi fosse destinata, era un luogo interno del palazzo dove le donne o i loro figli alloggiavano, poi c'è un vocabolo che è hener, che deriva da un verbo che significa restringere, confinare e viene spesso tradotto come harem, oppure proprio un'altra un parola per genti, termine usato a partire dall'antico regno per descrivere un'istituzione amministrativa, ammessa ai palazzi e ville faraoniche durante il nuovo regno, connessa con le spose reali. E come se non bastasse, come se non bastasse aver finalmente identificato all'interno di Medinet El Gurub di un temenos dove c'era questo edificio che probabilmente è proprio un pergenti, eh, dove abbiamo trovato degli elementi di bruciatura e di cui ci parlava prima il professor De Martino, è stato trovato un papiro interessantissimo che è il papiro UCL 32795 dove abbiamo una serie di alimenti importantissimi che adesso vi voglio vedere. Allora, far vedere. Innanzitutto si parla della sposa reale, poi c'è il nome Maat Her Neferura, che è appunto il nome della sposa reale ittita, e viene anche detto che è la figlia del, del re di Khatti. Bellissima. E quindi questa è, 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 è la prova che in qualche modo per questo papiro è stato trovato all'interno del Pergenti a Guru. Dopodiché si parla di quello che tu dicevi prima, che vesti avrà avuto. Allora qui sulla sinistra, in questo oh, secondo frammento, ci sono una serie eh, di eh, elementi che vengono nominati, elementi tessili. Viene nominato un IDEG, un Meseset e un SEDIU. Allora IDEG sono praticamente... Ehm, ehm, gli ornamenti in lino che venivano usati da, come copricapi, mentre il Messes sono, oh, si riferisce a delle tuniche, il sediu sono del, eh, delle, dei pezzi di stoffa triangolare che potevano essere usati eh, con vario, oh, per varie funzioni. Prima mi diceva il professor De Martino. Eh, sarebbe bello adesso vedere quali sono questi oggetti eh, bruciati eh, allora siamo tutti in attesa della pubblicazione finale dell'Università di Liverpool perché per ora ci sono una serie di articoli eh, di preliminary eh, si è, è studiato cioè, cioè è tornata sul tema anche Valentina Gasperini per vedere, sì. per vedere la ceramica e, e i segni di bruciatura il ehm, Voglio però farvi vedere dalla pubblicazione di Gurob fatta da Petri quello che lui già inc incontra come burnt um, objects, che sono una serie di eh, vasellame e lui fra l'altro lo chiama Group of Tutankhamen, perché c'è una parte eh, che risale alla diciottesima dinastia in un livello di bruciatura dove poi vi è un secondo inserimento. Allora, cosa possiamo dire? Come possiamo concludere? Possiamo dire che probabilmente quel papiro di UCL è un dato importante nel attestare che in questo aree, che non è l'unico aree ovviamente che conosciamo, non è l'unico eh, per genti che ha attestato, ne conosciamo a Malcata. Se ne, le fonti ne parlano di quello di Menfi, ma come sapete gli scavi a Menfi sono in, in stato molto frammentario. Se, Barry Camp, fra che è l'archeologo che si è occupato degli scavi di Amarna negli ultimi 40 anni, si è occupato anche negli anni 70 del secolo scorso eh, di Gurob e ehm, ha cercato di identificare anche all'interno di Amarna, vicino al Palazzo Nord, quello che era un'area. Questo è sicuramente un harem però ben conservato, con la parte abitativa e eh, la parte dei magazzini eh, ben distinte, con questo segno di bruciatura che se si riferisce, eh, se riferisce al paragrafo 27 della legge Tite potrebbe proprio aver, eh, avere un riferimento con Mate, R, er Neferure e questo è il corredo che è stato trovato. Quindi eh, per concludere quanto. Le fonti ci dicono dobbiamo aspettare la pubblicazione finale dell'Università di Liverpool che è proprio tornata a scavare nel 2005 con l'intento di ricostruire questo pezzo della storia. Grazie. Se ci sono domande e soprattutto se saremo in grado di rispondere. <ride> sì, Federico. Allora, intanto grazie, veramente affascinante. Anche questo incontro è del tutto insolito e sorprendente con l'archeologia, fra le, le, le fonti scritte all'archeologia. Sono molto, molto curioso insomma, di. di degli, degli sviluppi, um, io volevo fare una considerazione e una domanda, rapidamente. La considerazione è questa, eh, leggendo una delle lettere di Ramses II, la, uh, mi, 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 mi è venuta in mente una, un topos delle iscrizioni di guerra egiziane, che è un, è un topos ricorrente fin dall'Antico Regno. Dove, dove il faraone torna dalla campagna vittoriosa portando bottini, il bottino ha sempre al primo posto i prigionieri e dopo il bestiame. Il, il bestiame di solito è in numeri molto, molto superiori ai prigionieri: i prigionieri sono magari nelle migliaia, il bestiame nelle decine di migliaia. E, e io vedo lo stessissimo, lo stessissimo topos, vedo l'eco di questo topos in, in questa lettera dove si dice: Tu mi hai detto che mi porterai prigionieri e poi cavalli e poi pecore, non mi ricordo se ci sono anche le mucche, insomma, la, e, uh, quest, questa sequenza c'è cioè negli anni di Tutmosis III, dove prima i prigionieri, poi i cavalli, uh, animali pregiati, animali introdotti uh, in Egitto proprio in quell'epoca, quell cioè non, prima a lungo non sono esistiti dall'Oriente, e poi il, il, il bestiame, cioè vedo comunque questo ar arrivo della, della, della principessettita si configura un po' come il, un, rit, un ritorno vittorioso un, un, come, come se portasse bottino anche se il senso è completamente diverso stavolta è volontaria la cosa però è come se venisse con uh, l'equivalente del, del bottino riportato dal Faraone in Egitto e invece sempre, sempre in materia di calchi io la domanda è questa io vedo io ho visto un calco sempre nella parte Diciamo egiziana della corrispondenza, vedo nell'accadico il calco di un'espressione egiziana che è em ib ec nel tuo cuore, eh, nel mio cuore, per dire ek, eh, la tua intenzione. Quello che hai voglia di fare, che hai intenzione di fare. Ecco, mi domando se esistono studi linguistici su sull'accadico sull delle lettere per, per verifi, verificare che nella traduzione che deve esserci stata dall'egiziano all'accadico. Eh, ci siano dei, dei, o dei calchi come in questo caso oppure dei, dei, dei prestiti addirittura di parole egiziane. Sì, allora, sul primo punto hai ragione nel senso, ma è uguale nella documentazione ittica ma anche in quella mesopotamica, nel senso alla fine di ogni campagna di guerra nei testi storiografici o circolativi si parla del bottino, gli ittiti hanno proprio una scala di valori, l'oro, l'argento, gli altri metalli, i prigionieri, i cavalli, il bestiame bovino e il bestiame ovino. Eh, diciamo che questa però fosse una dote effettiva ce lo dimostra la lettera di accompagnamento della principessa Mitanica che è andata in sposa poi a Menhotep IV, inviata da Tushratta dove c'è proprio l'elenco dettagliato di quello che loro inviano da verificare all'arrivo. È chiaro che la dote era una forma di arricchimento nel senso e quindi era diciamo, ora dire che era un bottino forse eccessivo. Però anche nelle famiglie borghesi la dote che una donna riceveva, ma del resto diciamo... Eh, che ne so, eh, quante ricche americane ha sposato, hanno sposato nobili inglesi che se no non sapevano più come restaurare il loro palazzo. Diciamo la dote è, è sempre stata e, nel mondo antico, era assolutamente una forma di acquisizione, anche se poi veniva compensata dal, eh, dalla d'azione sponsale, cioè dal dono che il marito doveva fare al padre della sposa. E, le lettere sono infarcite di topoi e di espressioni. Allora, noi non sappiamo esattamente come si addestrassero gli scribi egiziani che scrivevano in accadico, ma il loro accadico era molto buono. Per esempio, Iana Minarova studia questo tipo di, di cose, cioè l'accadico fondamentalmente della corrispondenza marniana. E, è chiaro che riportavano, diciamo, è un buon accadico. E l'accadico parlato nel Levante e quindi infarcito di parole amorree. Io immagino che loro, gli egiziani, come gli Titi, utilizzassero degli scribi nativi eh, dell'area levantina, quindi del Libano e di Israele in Egitto e della Siria in Anatolia, quindi gente parlava in amorreo, l'amorreo era molto vicino all'accadico, però che sapeva bene l'accadico. È chiaro che poi quando scrivevano mettevano il loro pensiero e quindi eh, espressioni, termini, calchi linguistici, a volte anche degli errori mh, vengono sicuramente dal patrimonio e dall'immaginario egiziano, come nelle lettere della corrispondenza internazionale, ma questo lo si vede benissimo in quella della corte di Babilonia si attinge a piene mani al patrimonio letterario della propria tradizione, del proprio paese. Quindi io ho fatto una serie di studi sugli ehm, aspetti linguistici delle lettere della corrispondenza Ettica che ti posso girare, ma per quelle di, Am di Amarna ti posso dare la bibliografia e sono moltissimi studi, ci sono anche studi proprio sulla grammatica dell'accadico di Amarna che è un po' peculiare rispetto... All'accadico della bella lingua diciamo paleo babilonese. Chiaramente quando io scrivo in inglese non riesco a scrivere nell'inglese oxfordiano, no? E la stessa cosa gli scrivi egiziani, gli scrivi titi, gli scrivi curriti scrivevano in un accadico che era quello dell'inglese che tutti oggi noi utilizziamo, che è corretto, ma che magari diciamo non è così così letterario. E poi ciascuno di noi, che ne so, i tedeschi scrivono in inglese con delle frasi lunghissime perché sono abituati al loro stile grammaticale. Quindi ciascuno di noi trasporta, e anche allora succedeva così nella, nella lingua di uso i tratti della propria. Ci sono altre domande, curiosità? E allora, se non è così, a me non resta che ringraziare ancora il professor De Martino. No, io ringrazio te, e, ringrazio l'Egizia. E penso che sia beh, la dimostrazione ancora una volta di come, eh, non solo come diceva eh, Federico, oh, sì, cercare di studiare le fonti e vedere la corrispondenza anche archeologica, ma parlarci molto di più. Eh? Sì. Io mi ricordo. Eh, nei banchi universitari ovviamente mi, mi sono formato tantissimi anni fa, ma studiando i liberani e studiando i, anche i suoi studi sulla diplomazia internazionale, forse quello è un settore in cui noi egittologi e vicino orientali dovremmo parlarci di più perché, e smetterla a volte di considerarci come dei contenitori isolati che non parlavano fra di loro, i rapporti erano moltissimi per cercare di capire anche la cultura materiale e bene eh, confrontarci e mettere in discussione anche eh, i reciproci punti di vista. Quindi Siamo un'unica grande famiglia. Sì, <ride> e allora facciamo altri matrimoni come quello fra la principessa e Tita Mahet, Ernefer Ure e er Rams II. Grazie a tutti grazie, e arrivederci. Grazie.